gonna speak. So, parlerò più sottovoce. So, we're gonna spend some time deepening on the science of communication because it is at the heart of the sustainability of organizations. Quindi andremo un po' più a fondo sulla qualità della comunicazione perché davvero è al cuore, alla base della sostenibilità delle organizzazioni. Talks about organizational development and organizational change. Questo corso parla proprio dello sviluppo organizzativo e del cambiamento anche, no? Che bisogna avere nell'organizzazione. And many of us want to support organizations without really understanding that human beings are those that create or destroy an organization. Spesso vogliamo sostenere le organizzazioni senza renderci conto che poi gli esseri umani sono coloro che portano alla crescita o alla distruzione dell'organizzazione stessa. If you think about the three levels over there, pensate ai tre livelli, no, che abbiamo visto. Many of us focus on the structure of an organization, consensus reality. Spesso ci si concentra sulla struttura dell'organizzazione e quindi sulla realtà del consenso. Very important. Ed è molto importante. How do you work with your accounts? Quindi come l'organizzazione lavora con i propri conti, con la contabilità. What's the purpose? Qual è lo scopo? What's the task? E qual è il compito ultimo? Yeah. Also, what are the different jobs and positions? E quali sono i vari lavori, le varie posizioni all'interno dell'organizzazione? Many important structures. Molte strutture importanti. An organization, many times when I go and work on organizations. Ma spesso quando mi sono trovata a lavorare con organizzazioni, they say to me, Anna, we want to work with organizational change. Mi dicono, Anna, vogliamo lavorare appunto con il cambiamento all'interno dell'organizzazione. Things are not going well. Perché le cose non vanno molto bene. We want to change the structure. Vogliamo cambiare la struttura. We change the structure. E cambiamo la struttura. I say to them, go ahead and change it. E dico, ok, fate i cambiamenti. And then call me if you still have some problems. E poi chiamatemi se avete ancora dei problemi. And once they've changed the structure and spend a lot of time. E dopo che hanno cambiato la struttura e hanno anche impiegato molto tempo per farlo, they call me and they say it didn't work. Mi chiamano e mi dicono "Guarda, non ha funzionato". The reason why is because they don't focus on dreamland. E il motivo per cui non funziona è perché non si sono concentrati sul mondo dei sogni. In the quality of the communication between the people that work in the organization. E sulla qualità della comunicazione fra le persone nell'organizzazione. They don't focus if people in essence level feel inspired. Non si concentrano sul fatto che se le persone a livello dell'essenza si sentano ispirate. Yeah. So it's very important to change structures. Structures need change. È quindi molto importante sì cambiare la struttura. Le strutture hanno bisogno di essere cambiate. But it needs to come from a place of dialogue, communication and collaboration. Ma deve giungere dal dialogo, dalla comunicazione, dalla collaborazione. The structures serve the people. Le strutture sono a servizio, servono le persone. The people are not in service of the structures. Non sono le persone ad essere a servizio delle strutture. The structures are there to support the culture, the people and the evolution of a system. Le strutture sono là per sostenere le persone, la cultura, l'evoluzione del sistema. So if you work in teams, quindi se si lavora in squadra, do not be surprised. Non bisogna sorprendersi. If the structure that you began with a year ago, se la struttura con cui si è iniziato tipo un anno fa, needs to change. Ha bisogno di cambiamenti. Because the people that you had a year ago, perché le persone che erano in quel gruppo un anno fa, are changing. Sono in fase di cambiamento, no? Yeah. So the reason why I focus so much today instead of in structural dynamics and structural change, which I will tomorrow. E quindi il motivo per cui oggi non mi sono concentrata molto sulle dinamiche della struttura o dei cambiamenti nella struttura, cosa che invece faremo domani. I can't teach you a lot about it, but I can reinforce the importance of social ecology.
certo, non posso, non ho il tempo per parlarne molto, però posso rinforzare il discorso dell'ecologia sociale. If in a team, yeah, you do not pay attention to your interaction with people, whether you are the boss. Se in una squadra, in un gruppo, non si, ci si concentra sull'interazione tra le persone, quindi sia che si sia a capo del gruppo, or one of the team, o che si faccia parte del gruppo, the shit that builds up in the communication, è la cacca che finisce per crearsi nella comunicazione, the tensions, e le attenzioni, the misunderstandings, le tensioni, small, le tensioni oppure anche i piccoli fraintendimenti, they get bigger, diventano sempre più grandi, and they start to live in the atmosphere of the team, insediarsi proprio nell'atmosfera del gruppo. They are called elephants in the room. Si chiamano elefanti nella stanza. You can't see them. You can't. Non si possono, non si vedono, ovviamente. But you can feel them. Però si sentono, si avvertono. You come into the office. Si entra in ufficio. You come, you're walking relaxed to work. Stai camminando, stai andando al lavoro, bello, rilassato. You cross an invisible line. E poi attraversi quella linea invisibile. It's not in consensus reality. Non è nella realtà del consenso. It is in dreamland. Ma è nel mondo dei sogni. And you cross it. E l'attraversi. And your body goes. E il corpo fa. And you go into fight. E quindi inizi a combattere. Or flight. O scappi. Yeah. So that's why I want to keep talking today about double signals and communication. È per questo che oggi voglio continuare a parlare dei doppi segnali e della comunicazione. And how does this connect to diversity? E questo come si collega alla diversità? So I'm gonna read you another poem about Rumi. Voglio leggervi un'altra poesia di Rumi. This is a poem that talks about inner and outer diversity, but especially about inner diversity. Ed è una poesia che parla della diversità interiore ed esteriore, ma soprattutto interiore. Because double signals. Perché i doppi segnali, verbal and non-verbal. The reason why we have non-verbal signals. Verbale e il non verbale, no? Il motivo per cui abbiamo questi segnali non verbali. The reason why I say yes and I go like this. Il motivo per cui dico sì, ma poi faccio contemporaneamente così. Oh, sì, o I go to my boss, they say, Anna, can you do this? O che ne so, il mio capo mi dice, Anna, puoi fare questa cosa? E io dico sì. And then tomorrow he asks me, did you do it? E poi l'indomani mi chiede, allora hai fatto ciò che ti ho chiesto? And I say, I forgot. E io dico, no, mi sono dimenticata. Yeah. The reason why I do that is not because I'm a bad person. Agisco in questo modo non perché sono una cattiva persona. No. It's because inside I have diversity of experiences. Ma è perché all'interno io ho proprio una diversità di esperienze. And sometimes the experience that I really need to express. E a volte l'esperienza che ho davvero bisogno di esprimere. I have an edge. I have a limitation that doesn't allow me to express it. Ho un limite che non mi permette di esprimerlo. I have an internal belief system. Ho un sistema di credenze, di credi dentro di me. That says, Anna, you should always listen to people and to tell your daughter that you don't have time. It is not good. Questo sistema che mi dice, Anna, tu non devi dire alle persone che non hai tempo, no? Devi essere sempre disponibile. Dire a tua figlia che non hai tempo non va bene, non si fa. That's why you were saying to me how relieving not to listen. Ecco perché, no, quando oggi hai detto quanto ti sei sentita sollevata nel poter dire no. It's so relieving, isn't it? È un sollievo poter essere liberi di non ascoltare, no? I imagine you have a part of you that sometimes doesn't want to listen. Probabilmente c'è una parte di te ogni tanto che non ha voglia di ascoltare. But you have a belief system inside. Però c'è un sistema, no? Un modo di pensare dentro. Not to listen is rude. Che ci dice no, non ascoltare è maleducato. You should always listen to be a good girl. Devi sempre ascoltare se vuoi essere una brava ragazza. That comes from our culture. E questo deriva dalla nostra cultura. Yeah. So this is why we give double signals. Ed è per questo che diamo doppi segnali. Because we have different parts. Perché abbiamo diverse parti. That are fighting. In lotta tra di loro. And have a struggle inside. Abbiamo questa lotta interiore. Yeah.
So I'm gonna read you this poem. Quindi voglio leggervi questa poesia. It's one of my favorites as well. È una delle mie preferite. This poem, what happened? It disappeared. Here. This poem is called The Guest House. Questa poesia si intitola La casa degli ospiti. Degli ospiti. It's like, roomy. It's like a B&B. È come un bed and breakfast. Yeah. Eh? And it says. E dice. This business of being a human being. Questo affare di essere un essere umano. It's like being a B&B. È come essere un bed and breakfast. Like a guest house. È come una casa per gli ospiti. Every morning a new arrival. Ogni mattina un nuovo arrivo. A joy. Una gioia. A depression. Una depressione. An anger. Una rabbia. The need for revenge. Il bisogno di vendetta. A little moment of awareness. Un piccolo momento di consapevolezza. All of them unexpected visitors. Tutti loro visitatori inaspettati. Welcome. Benvenuti. Come home. Dai, venite a casa. Invite them all. Invitiamoli tutti, invitali tutti. Even if they are a train of sorrows. Anche se sono un treno di sofferenze. These sorrows. E queste sofferenze, questi dolori. Sometimes. A volte. Will sweep your house. E spazzeranno la casa. Yeah. And will empty the furniture. E la svuoteranno dai mobili. Still. Tuttavia. Treat them with honor. Bisogna trattarli con onore. Because this train of sorrows. Perché questo treno di dolori. May be here to clear. Può essere qui perché deve fare pulizia. And bring a new delight. Per portare una nuova luce. The dark thought, il pensiero oscuro, the shame, la vergogna, the malice, la malizia. Meet them all at the door. Incontrali tutti alla porta. And invite them for tea. E invitali a prendere un tè. And be grateful. E sii grato. For whoever comes. Per chiunque entri. Because each and every one of them. Perché ciascuno. Ognuno di loro is a guide sent from beyond. È una guida che è stata mandata. Because each and every one of them. Perché ciascuno, ognuno di loro. It's a teacher. È un insegnante. That has been sent from the beyond. Che è stato mandato. So that is why we do. There you go. He's been sent. È stato mandato, ecco. So this is why we give double signals. Ed è per questo che diamo doppi segnali, ok? Because we have many different guests inside. Perché abbiamo tanti ospiti diversi dentro di noi. And this is why we struggle to be in the presence of diversity. Ed è per questo che facciamo fatica a stare alla presenza di diversità. When I started working on myself. Quando ho iniziato a lavorare su me stessa, I used to really struggle with people that were all the time feeling like the world was against them. E facevo molta fatica a trattare con le persone che si sentivano come se il mondo ce l'avesse con loro. Why? Perché? Because that was a part of me that I didn't want to look at. Perché quella era una parte di me che io non volevo andare ad analizzare. Because I didn't like the victim in me. Perché non mi piaceva la vittima in me. Because I didn't want to feel the hurt. Perché non volevo provare quella sofferenza. That I was carrying. Che invece portavo in me. So when somebody showed that. Quindi quando qualcuno manifestava questo aspetto. I found it very allergic. Trovavo quasi allergico. Non lo sopportavo. I used to say, ma io no. Come on! Dai, su, riprenditi, supera questa cosa, no? Yeah? So this is why inner diversity and outer diversity are intrinsically related. Ecco perché la diversità interiore e quella esteriore sono relazionate proprio in maniera intrinseca.
Now, tomorrow I will talk about how to deal with that in groups more. E domani parlerò su come gestire questa cosa nei gruppi. So, at a personal level, ma a livello personale, why double signals in communication? Perché doppi segnali nella comunicazione? Because of the inner diversity that I experience. Proprio a causa della diversità interiore che sperimento. So, this is the science of communication. This is why we give double signals. E questa è la scienza della comunicazione, il motivo per cui diamo doppi segnali. If you understand this, then you take it less personal. Se si comprende questo, allora si riesce a prendere le cose in maniera meno personale. So, if this is me, this design is me. This. Mettiamo che questo sono io. Ok? Ok? I have two parts, two opposite parts, like I told you with the vectors, the opposite parts. E ho due parti che sono opposte, come quando vi ho parlato dei vettori. Quindi this part of my psychology. Questa è la parte della mia psicologia. That is called the primary process. Che si chiama il processo primario. I am. Io sono. These are all the parts that I identify with. Queste sono tutte le parti con cui mi identifico. I am a teacher. Sono un insegnante. I am a daughter. Sono una figlia. I am too fat. Sono troppo grossa. I am not direct enough. Non sono abbastanza diretta. I am a good person. Sono una brava persona. Okay? All of the things, whether you think they are positive or negative, that you identify with, create your identity. Tutte le cose con cui ti identifichi, che siano positive o negative, creano la tua identità. This comes from your childhood. E tutto questo deriva fin dall'infanzia. From the culture. Dalla cultura. Yeah? In order to be successful, per poter avere successo, I must earn a lot of money. Devo guadagnare molti soldi. Primary identity, I am. È la prima identità. Am shy. Io sono timido. Can I say something about a little thing about what you share with me? Posso condividere una piccola parte di quello che hai condiviso con me? Proprio una minima parte. Because I think it's not just you. Perché non credo che riguardi solo te. So yesterday, ieri, I imagine that some of you struggle with expressing some of the archetypes. Immaginavo che qualcuno stesse avendo difficoltà, lottava con esprimere gli archetipi. Through the body. Attraverso il corpo. Yeah. Yeah. The reason why is because in my primary identity, I don't think I have that in me. Questo perché nella mia identità primaria non penso di avere questo in me. That's why it's difficult. È per questo che è difficile. Not because the energy of that quality is not in me, is in me. Non perché l'energia di quella qualità non è in me. The world is in me. Il mondo è in me. I am the world. Io sono il mondo. It's because I don't identify with it. Ma è perché io non mi identifico con questo. Okay. So, secondary identity here on the other side of the bridge. E poi dalla parte opposta del ponte abbiamo la seconda identità. I am not. Io non sono. So, I am not an angry person. Io non sono una persona rabbiosa. Well, sometimes I am. The problem is if I never identify with my anger. Il problema è che se non mi identifico mai con la mia rabbia, it's gonna come out as a double signal. Uscirà, verrà fuori come un doppio segnale. So, I say to you, for example, quindi posso dire per esempio with my partner, al mio partner. So this real situation, so my partner, situazione reale, che c'è il mio partner, doesn't see the dirt. Non vede mai lo sporco. I see it everywhere. Io vedo lo sporco dappertutto. Okay. Okay. I see the dirt. Io vedo lo sporco. He does not see. Lui non vede lo sporco. He looks at the house and he says it looks super clean. He looks at the house. Guarda la casa, no? E dice: ah, è pulitissima.
I look at the house and I say it's disgusting. Io guardo la casa e dico è disgustoso. There is a hair here. C'è un capello qui. C'è un capello lì. Yeah, and he keeps looking. E lui continua a guardare. We tried this together. Ci abbiamo provato una volta insieme. He says I don't see it. E lui mi dice no, io non vedo niente. Yeah. So I what happens to me? Quindi ciò che mi succede. Sometimes. I identify with being quite I've worked a lot on myself. Io ho lavorato molto su me stessa, no? So I identify with being a good communicator, non violent. Mi identifico nel fatto di essere una brava comunicatrice, di non essere violenta. Yeah, not in this area. Ma non in quest'area. Yeah. So the more he doesn't see the dirt. Quindi, più lui non vede lo sporco, I start to do this. Vedete? All the aggression. Tutta l'aggressione. He says to me, Anna, I feel that you are getting, you are attacking me. E lui mi dice, Anna, sento che mi stai attaccando. And I say, what do you? Okay. Now, I'm very angry in that moment. Ma in quel momento io sono molto arrabbiata. Because I'm cleaning all the time. Perché pulisco continuamente. Okay. Now, instead of telling him, ora, invece di dirgli le cose come stanno, instead of stopping, invece di fermarmi un attimo, and say, actually, I notice, I understand you don't see the dirt. Dovrei dirgli, no, cioè, sì, mi rendo conto che tu lo sporco non lo vedi. The thing is, I see it. Ma il fatto è che io lo vedo. And I feel quite angry. E mi sento piuttosto arrabbiata. And I feel quite tired of cleaning. E sono anche piuttosto stanca di pulire. So we need to find a solution. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. What do you think? Tu che ne dici? Instead of doing that, invece di fare questo, faccio l'altro. Instead of, it's called framing my anger. Che si chiama proprio incorniciare, inquadrare, racchiudere la rabbia. I'm saying, I feel angry. Basta dire mi sento arrabbiata. Explicit. Essere espliciti. It's easier for the other side. È più facile per l'altra Instead, parte. I say, invece, I am not an angry person. I don't identify with being angry. Invece dico no, non sono una persona rabbiosa, non mi identifico con la rabbia. So it comes out. Però in a double signal. Viene fuori comunque con That's un doppio segnale. Yeah? So this process is like this. Quindi questo processo è così. I will explain it Jenny in a minute. Adesso lo so if you imagine Jenny a line, quindi c'è una linea. It's a continuum. It's a continuum. So I work on my anger and I realize I get angry sometimes. È qualcosa di continuativo, quindi lavoro sulla mia rabbia e mi rendo conto che mi arrabbio. And I start to accept it and to be able to talk about it. E inizio ad accettarlo e sono in grado di parlarne. So what happens with this anger? Quindi, was secondary, quindi ciò che accade a questa rabbia che era secondaria becomes more integrated in my primary process. Diventa più integrata nel mio processo primario. So my identity gets bigger. E quindi la mia identità si ingrandisce. So I have more fluidity. E in questo modo ho più fluidità. Yeah. Now I will have another secondary process coming up fairly soon. Ora, prima o poi, molto presto, anzi avrò un altro elemento secondario che si manifesterà. So if you imagine a continuum, quindi se immaginiamo una linea continua, to work with diversity means lavorare con la diversità significa that you grow in your identity, che cresci nella tua identità, and that you find the world in you, e che trovi il mondo in te. Maybe not in the exact way as the other person does it. Forse non nel modo esatto, preciso esatto come fa il But in your own way. Ma lo troverai nel tuo modo. In this methodology we do not consider anger bad. In questa metodologia non consideriamo la rabbia come una cosa negativa, we, una cosa cattiva. We do not consider any expression bad. Nessuna espressione è considerata cattiva. They are all welcomed. Deep democracy. Tutte le espressioni sono benvenute. Questa è la profonda democrazia. They are all needed at different parts. Sono tutte necessarie, no, in vari momenti della vita. If you think about Jesus, for example, basta pensare per esempio a Gesù. What he stood for. È quello in cui, per cui si è dato. There was one moment where he needed to use his anger when he went into the temple. C'è stato un momento in cui lui ha dovuto usare la sua rabbia, no, quando è entrato nel tempio. Because the temple was being misused. Perché il tempio veniva usato male. You see what I mean?
So every experience, every internal process, every internal experience is needed. Quindi ogni esperienza interiore è necessaria. The problem is if you marginalize parts of you, which we all do. Il problema è che se si marginalizza parte di se stessi, cosa che poi facciamo tutti. I'm going to marginalize people that reflect it back to me. Tenderò anche a marginalizzare le persone che mi riflettono quella stessa cosa. For example. Per esempio. There is a particular style of leadership that I've had to work a lot on myself with. C'è uno stile particolare di leadership su cui ho dovuto lavorare proprio a livello personale. I'm gonna show it to you. E ve lo mostro. This is a style of leadership. Questo è uno stile di leadership that I criticized a lot. Used to criticize a lot. Tendevo a criticare moltissimo. So I used to criticize this as if it was arrogant. A criticarlo come se fosse arrogante. What does that mean? E questo cosa significa? That I had to find that figure in me. Che ho dovuto trovare quella figura in me. It's secondary. È secondaria. I can. Every time I see a person that does that, e ogni volta che vedo una persona che agisce così, I can criticize it. Posso criticare la persona. Do this. Posso fare così. Yeah. Not listen to it. Non ascoltare. Or I can understand that there is a part of me. Oppure posso capire che è una parte di me that needs to be welcomed. Che deve essere accolta. Not in that particular way. Non in quel modo specifico. In my own way. Ma nel mio modo. And I bet you noticed that part of me yesterday when I began the course. Did you notice it? Avrete notato quella parte di me quando ho iniziato il corso. Where I took time. Quando ho preso il tempo. So when I found that figure in me. E quando ho trovato quella figura in me. Yeah, and I go deeper than what I criticize, I go to the essence, the quality of that figure. E vado all'essenza, alla qualità di quella figura, vado nel profondo. And I find it in me, I actually realize that it's a part of me that has a level, it's like the sea when it's completely calm. È come il mare, no? Quando è completamente piatto. I tend to be in my primary style. Io nel mio stile primario tendo ad essere così. I need this part. E io ho bisogno di questa parte. Yeah. So, because of working on that now, I can bring that part of me when it's needed. E per aver lavorato appunto su questo aspetto, io posso portarlo in me quando ne ho bisogno. Now, the problem is that here in the middle of these two parts. Il problema è che al centro delle due parti. I have a little figure called the critic. Ho questa piccola figura che si chiama il critico. It's very fat. È molto grosso, ciccione. Yeah. And this figure has lots of values and belief systems. E questa figura ha molti valori e molte cose in cui crede. That support my primary process. Che sostengono il mio processo primario. Yeah. They say to me, Anna, if you are like that, you are going to be arrogant. Mi dicono, Anna, se tu fai così, sei arrogante. Yeah. Anna, if you put boundaries, you are going to be rude. Anna, se metti i limiti, i confini, sei maleducata. So they support, it supports my primary process and is afraid of including this other part, quindi the secondary process. Sostiene il mio processo primario e ha paura, teme i processi secondari. The reason why this figure is here is because when I was younger I had to survive my culture. E il motivo per cui questa figura esiste è perché quando ero più giovane, piccola, ho dovuto sopravvivere alla mia cultura. So when I was young, I come from a family of violence. E io vengo da una famiglia di persone violente. Yeah. In order to survive violence, I had to become very dynamic. E per poter sopravvivere sono diventata molto dinamica. And I had to fight back. E ho dovuto controbattere, no, in cambio. So I had to develop a very dynamic primary style. E quindi ho dovuto sviluppare uno stile primario molto dinamico. The problem is that
If I only use that, it becomes aggressive. Il problema è che se uso solo questo diventa aggressivo. Yeah. So this figure in me would say to me, Anna, if you are calmer. E quindi questa figura mi diceva, Anna, se sei più calma, people can hurt you. Le persone possono ferirti. So that figure supported me when I was younger. That figure said, you can fight. E quindi questa figura that's mi the ha way to survive. Sostenuto quando ero più giovane, mi ha detto sì, tu puoi combattere. Some people I work with that are very introverted. E molte persone con cui lavoro, con cui ho lavorato, molto introverse. When they were younger, quando erano più giovani, the parents used to say to them in the UK, you see children but you don't hear them. You see children but you don't hear them. In persone cresciute in Inghilterra c'era il fatto culturalmente di dire sì, si vedono i bambini, li guardi, ma non li ascolti. So in order to survive, they became very quiet. E quindi per poter sopravvivere queste persone già nella every time they sono would diventate molto silenziose. Every time they would scream. E ogni volta che gridavano o emettevano un suono, the parents would go, shh. I genitori facevano shh. So their secondary process is to have a voice. E quindi il loro processo secondario è quello di avere una voce. And to be loud. E di essere proprio di avere una voce forte. And to be seen. E di essere visti. Yeah. But this figure helped them to survive, to be invisible. Ma questa figura li ha aiutati ad essere invisibili but e a sopravvivere. But now that we are older and we are no longer kids. Ma ora che siamo più grandi, non siamo più bambini. And things have changed in our circumstances. E le cose sono cambiate nelle nostre circostanze. In order to collaborate with the world. Per poter collaborare con il mondo. And with the diversity of the world. E con le diversità del mondo. This figure is no longer useful. Questa figura non è più utile. That belief system is no longer useful. Questo sistema di credi non è più utile. Now, here's the last thing. And then I'm gonna do an exercise around this. Ed ecco where, l'ultimo elemento e poi faremo un esercizio. Where those that didn't do before will be the ones experiencing it this time. In cui coloro che non hanno fatto l'esercizio stamattina saranno i protagonisti adesso. To cross the bridge. Per attraversare il ponte. From the primary part, my identity, to my marginalized parts. Dalla parte primaria, quindi la mia identità, alla parte secondaria, che è quella marginalizzata. I need to respect my rhythm. Devo rispettare il mio ritmo. If I cross this edge very quickly and it's not right for me. Se attraverso il limite in maniera molto rapida e non è giusto quel ritmo. If I force myself to do this, se mi sforzo per fare I'm going to have a backlash later. Effettivamente poi dopo ci saranno delle ripercussioni. When I get out of that moment, I'm gonna go back here. To the primary process. Quando uscirò da quel momento tornerò al mio processo primario. And my inner critic is gonna be like a monster. E il mio critico interiore sarà un mostro. And he will say to me, look at you, you did it bad. E mi dirà, guarda, l'hai fatto male. That was crap. Hai fatto veramente schifo. And here in the inner critic is where all the shame and the fear are alive. E qui nel critico interiore è dove troviamo la vergogna, la paura. So sometimes you have to cross the edge quickly because it's the time. A volte bisogna attraversare quel limite in maniera rapida. Sometimes there is a cliff. A volte c'è un burrone. And you have to take the risk to do something different and to behave differently. E devi correre quel rischio di fare qualcosa in maniera diversa. Jump. Saltare. But other times you have to take care that you are safe. Ma altre volte devi assicurarti di essere al sicuro. And that you negotiate with your belief systems. E bisogna negoziare con il proprio sistema. And you take time. E prendersi il tempo. To your a different rhythm. Ad un altro ritmo. So yesterday, I'm sure that some people. E quindi ieri sono sicura che alcune persone. Found the rhythm of coming out into the different archetypes. Hanno trovato il ritmo more quickly. Hanno trovato il ritmo per entrare nei vari archetipi in maniera più rapida. And other people found they had to go slower. E altri hanno trovato, riscontrato che dovevano essere più lenti, più pacati. And that's okay because the edge it's here. E questo va bene perché il limite, no, è qui. Yeah.
È l'uomo. So this is more scientific. I know it's the afternoon. I know people are tired, but I felt it was very important that you understand the science of what's happening in our internal process of diversity. So che è pomeriggio e che siamo più stanchi, e questo è un po' più scientifico, però era importante capire che cosa succede a livello scientifico nella nostra diversità. Now this takes time to practice. This is a long-term process. E questo è un processo a lungo termine, ci vuole tempo per poterlo esercitare. A process of life to widen your identity. In realtà è un processo che dura nell'arco della vita, quello di riuscire ad allargare la propria identità. And it has to do with everything. E ha a che fare con tutto. So if I have racist thoughts, quindi se ho pensieri per esempio razzisti, when I work with racism, I work with cross-cultural education in the States. E negli Stati Uniti lavoro proprio con l'istruzione multiculturale. And I say to people, let's talk about how racist our own racism. E quindi dico alle persone, parliamo appunto del razzismo, di quanto siamo razzisti. Nobody wants to say e le persone racist. Dicono, no, io non sono razzista. So there are certain processes that are secondary. E ci sono delle cose che le persone non vogliono ammettere. Nobody wants to identify with. Quindi ci sono dei processi secondari con cui nessuno vuole identificarsi. So there are some things that are harder to welcome. E quindi ci sono alcune cose che sono più difficili da recepire. So it takes time. E ci vuole tempo. Yeah? Any questions? And then we do the exercise. Ci sono domande prima di fare l'esercizio? It makes sense, more or less. È tutto chiaro, più o meno? You are like my boys. Ooh. Voi siete come la mia voce in questo momento. Yeah, more or less. Più o meno, okay? Okay, so I think what we are going to do is 4 o'clock. I think we're going to do the exercise instead of having a coffee. Is that okay? Facciamo l'esercizio invece di fare pausa caffè, ok? Yeah. Il processo secondario è come l'ombra per gli archetipi. Is it like the shadow for the archetypes? No. Because anything can be secondary. Qualunque cosa può essere secondario. So, sometimes if I'm identified with feeling depressed, quindi se mi identifico con il fatto di sentirmi depressa, my primary process is I'm not good for anything. Il mio processo primario è non son brava a nulla. Anybody has ever felt like that, like you're just not good enough? Vi siete mai sentiti così, come se non siete abbastanza buoni per fare qualunque cosa? What's secondary then? Cos'è secondario allora? It's my brilliance. È il mio fatto di essere brillante. Yeah. It's my light. È la mia luce. Yeah, it's my how do you call it when somebody? It's my magnetism. È il mio magnetismo. Yeah. My own style of brilliance. Il mio stile singolare, no? Di essere brillante. Yeah. You see? E quindi se vedo qualcuno così mi dà fastidio. That's right. When you see somebody really shining. Quando vedi qualcuno che davvero brilla. It's gonna bother you. E ti darà fastidio. And you are gonna criticize it. E criticherai. And you will go maybe to your friends and you'll say, God, this person is so fucking arrogant. Facile che poi va degli amici e dici, ma hai visto questa persona? Or another way in which the double signal will come out is when the person is taking a moment. Oppure il doppio segnale può uscire anche quando la persona sta prendendo un momento. You'll sit in your chair like this. E sta seduto così nella sedia. Così stai seduto così. Yeah. Or you make a comment to bring them down. O quando fai un commento per tirarlo giù, no? There is a metaphor of the sunflower seeds. The sunflower flower, you know, the ones with sunflowers. C'è una metafora a proposito dei girasoli. They all grow at the same length. Crescono tutti, no, fino alla stessa altezza. When one gets bigger. Quando uno invece cresce più in alto, viene tagliato. So that's what happens. So depends of what's primary. Quindi dipende da che cosa è primario. Some people, what's primary is that I have a few clients of mine that they come to me and they say, and I want to do supervision or therapy. And I say, okay, great. No, dei clienti che vengono da me e mi dicono, voglio fare supervisione. And I say, okay, great, what would you like to work on? Ho detto, e dico, ok, su cosa vogliamo lavorare? So I feel great. Dice, beh, io mi sento grandioso. I feel fantastic, my mother, fantastic. I have a great family. Ho una gran bella famiglia. My kids are doing great. I miei figli stanno benissimo.
And everything is going great. E va tutto bene. And it's just fantastic. È tutto fantastico. Everything. Their primary process, what's primary? Quindi il loro processo primario qual è? Cos'è primario? I feel great. Mi sento grandioso. Sto bene. So what's primary? Quindi cos'è primario? Che sta bene. Very good. Ottimo. What's primary is that they feel good about themselves. Il fatto che si sentono bene con se stessi. Just keep watching my body. Ora continuate a guardare il mio corpo. You know, everything is great. I have a great family with great kids. Tutto va bene. You know, dei figli. It's just good. I feel great. Mi sento grande, alla grande. And you see? So there is other experience happening. Quindi in realtà ci sono altre esperienze. I don't know what it is. Non so quali, ma ci sono. So, but there is a whole other experience happening. Tante esperienze in atto. Now there is another double signal that is the biggest. Ora c'è un altro doppio segnale che poi in realtà è quello più evidente. So see if you find it. A person comes to me for therapy and they tell me they are feeling great. Quindi vediamo se riuscite a trovarlo. Una persona viene da me, dice vuole fare terapia perché si sente alla grande, va tutto bene. That's the double signal. Quello è il doppio segnale. If they were really feeling great. Se davvero si sentissero alla grande. In full congruency. In piena coerenza. Which we do sometimes feel totally congruent. Che a volte capita che ci sentiamo completamente, no, coerenti e congruenti con noi stessi. They wouldn't have come for therapy. Ma a quel punto non sarebbero venuti per la terapia. Not in that moment. Non in quel momento. Okay. So. It very much depends on what you identify with. Quindi dipende molto con che cosa ti identifichi. And the problem here in primary and secondary, I don't want the person to throw away their primary well-being. I don't want them to say, oh, it's true, I feel like shit all the time. Non voglio che la persona debba buttar via il suo processo primario e finisca per dire no, mi sento uno schifo. I don't want any of you to destroy your primary identity. Non dovete distruggere la vostra identità primaria. You need it. Ne avete bisogno. You need your ego. Avete bisogno del vostro ego. Yeah, we need it. Ne abbiamo bisogno. The problem is if you are so identified there that you marginalize so many other parts. Il problema è se sei talmente identificato in quel processo primario che poi marginalizzi il secondario. So in this with this client, just to complete that because it's a very clear example. Quindi con questo cliente, giusto per completare il quadro perché è un esempio molto chiaro, mi sembra. What I'm interested is in something called pendulation. Sono interessata in questo caso in qualcosa che si chiama il pendolo. Means fluidity. Che significa fluidità. Yeah, means that they notice when they really feel well and celebrate it. Il che significa che si rendono conto quando stanno veramente bene e celebrano questo aspetto. But that they are also sensitive when they do not feel well. Ma sono anche sensibili e sanno riconoscere quando non stanno bene. Why? Perché? Because the people around them. Perché le persone intorno a loro. Yeah. If they are all the time identified with feeling well. Se sono sempre identificati nel sentirsi bene. Which is the problem this person had. Il che era il problema che aveva questa persona. Their kids. He had, when we started to talk more, quando abbiamo iniziato a parlare un po' di più, it came out that he was just a father. He just became a father. È venuto fuori il discorso che lui era appena diventato padre. And his 3-month baby was crying all the time. Il suo bambino di 3 mesi piangeva continuamente. And he could not understand. Non riusciva a capire. He just could not understand why the 3-month baby was crying all the time. E non riusciva proprio a capire perché il figlio di 3 mesi piangeva continuamente. So when he would pick up the baby, e quindi quando prendeva in braccio il bambino, he would do it with so much joy. Lo faceva con talmente tanta gioia. Yeah? He was so desensitized. Era ormai talmente mancante di sensibilità to his own pain, verso il proprio dolore, il suo dolore, that he had lost sensitivity with those around him. Che aveva perso la sensibilità nei confronti di coloro che so gli stavano. I'm not interested he stops feeling well. Quindi io non sono interessata che lui smetta di sentirsi bene.
But I want him to understand that there is another part of him so that he can relate to pain in a better way. Però deve capire anche che c'è un'altra parte di lui, così può relazionarsi meglio poi con He was a single father. Era un papà single. His wife had died giving birth. La moglie era morta dando alla luce il bambino. And he said he was feeling great all the time. E lui diceva che stava sempre bene. Yeah, at one level, yes. Sì, ad un livello, sì. Yeah, true. Vero. Yeah, so this is what I'm trying to say. Congruency means that you have fluidity between the different parts of you. Quindi la congruenza significa che hai una fluidità tra le varie parti che ti costituiscono. Yeah, so if I need to get and put a boundary, I can do that. Quindi se ho necessità di mettere un confine, un limite, posso farlo. Yeah, and if I need to just say, well, actually, it's okay, whatever, it's all good. E se ho bisogno di dire, beh, vabbè, qualunque cosa, va tutto bene. But if I'm always identified with, yeah, then I lose my ability. Ma se sono sempre se mi identifico sempre con l'altra parte, poi io perdo l'identità. Does that make sense? It's more clear now. Senso adesso, yeah? È più chiaro. So there is no, some people say conscious and unconscious. Alcuni dicono che questa è la parte primary process conscious, secondary process unconscious. Che la parte primaria è la parte cosciente, la parte secondaria è quella incosciente. Sometimes yes. A volte sì. Sometimes your secondary process is so far away that is secondario ti è talmente lontano che dici no, assolutamente quella parte non fa parte di me, io non sono Hitler. So it's really far, quella parte è proprio lontanissima. It's only loro. Yeah? So that's very far, that's very unconscious. Quindi in questo senso sì, cioè, è molto incosciente. That's called a blind spot. Si chiama un punto cieco. But other times I feel that part of me, but I kind of lock it away. Altre volte invece sì, avverto, sento quella parte di me, però la escludo. Yeah? Quindi non è totalmente, non fa parte totalmente dell'incoscienza. Ok, so actually because we've gone a bit longer now, I need a break. Io ho bisogno di una pausa adesso, for my voice. So we have 15 minutes until 4:30, we come back, we go straight into the exercise. Quindi, so you have an experience of this. Facciamo, yeah? Una pausa adesso di un quarto d'ora, ritorniamo alle 4:30 and to move the energy. E facciamo l'esercizio. Così muoviamo un po' l'energia, forza. Yeah? And just one thing, quello che avete visto. Adesso facciamo l'esercizio. As you can see, I'm not. What I'm really teaching is how to facilitate your own conflicts at the moment. In realtà, ciò che sto insegnando adesso è come facilitare i propri conflitti. And how to be more aware of your own, the way you are in your own conflict. E come creare consapevolezza di come si è personalmente con i propri conflitti. Yeah, how can you be more aware of the way you relate to others? E come essere più consapevoli nel modo in cui ci si relaziona al prossimo. I'm not really teaching about how do you facilitate two people. In realtà non sto insegnando come si fa a facilitare due persone. Because for me that's running. Perché per me questo sarebbe un po' correre. It's not walking. Non è camminare. So I'm just following what I feel it's the right rhythm. Really. Quindi in questo momento sto seguendo ciò che sento essere il giusto ritmo. Now the reason why learning to interact or facilitate yourself learning to have more awareness in your own communication with others is important. Il motivo per cui è importante imparare a facilitare il modo in cui si comunica con il prossimo is because part of facilitating for others you have to have dual awareness. È che per poter facilitare con gli altri bisogna avere questa consapevolezza duale.
You cannot just think that you are an agent outside the tension or the process. Non puoi pensare di essere un agente al di fuori del processo. You affect the process, the way you facilitate affects the process. Perché il modo in cui faciliti impatta il processo. Yeah. But you can also, you cannot either take everything personal. Ma non puoi neanche prendere tutto a livello personale. Because otherwise you use the group and the situation for your own therapy. Altrimenti finisci per usare il gruppo per la tua terapia personale. And it's unethical. E non è etico. And it can potentially be abusive. E potenzialmente può essere anche abusivo. Yeah. So to learn to have dual awareness in your everyday interactions is at the heart of you becoming a facilitator. Quindi imparare ad avere la consapevolezza duale nell'interazione fa proprio parte del processo di essere facilitatori, di diventare. To be able to be more congruent with your own communication. E il fatto di essere più congruenti nella propria comunicazione. It's very important. È molto importante. Do you remember what happened this morning when you brought that comment up? Ricordate cosa è successo questa mattina quando hai sollevato, no, la questione? Yeah. In that moment I knew I needed to get some feedback. In quel momento io sapevo che avevo bisogno di feedback. But I also knew that I had to support you to give it to me. Ma sapevo anche che avevo bisogno del tuo sostegno, no, per poterla avere. Because it's a rank issue. Perché è una questione di ranghi. Because right now I have a lot of rank. Perché in questo momento io ho un rango, no? So it takes a lot of courage for the other side to give feedback to the one that has a lot of rank. E richiede coraggio per chi è dall'altra parte di dare feedback a chi ha un rango. I could have taken it personal. Avrei potuto anche prenderlo personalmente. And then use my rank. E usare il mio rango. To say I hear you, let's continue. Per dire sì, ti ho sentito, ok, andiamo avanti. With very good meta, with very good skills. E avrei potuto farlo con ottime abilità anche. More or less the group would have gone with me. E più o meno il gruppo mi avrebbe anche seguito. Because I'm doing a decent job. Perché sto facendo un lavoro decente, no? Okay. Yeah. Having said that, there would have been something in you and in others that would have been marginalized. Ci ho detto, ci sarebbe stato qualcosa in te e in altri che sarebbe stato marginalizzato. So in that moment, the exercise that I was teaching. Quindi in quel momento l'esercizio che stavo insegnando became real for me. Per me è diventato reale. Yeah. Mm? So that's part of facilitation. E questo fa parte della facilitazione. You cannot think that you are exempt from any feedback or learning when you are facilitating. Quando stai facilitando non puoi pensare di essere esente dal feedback. So if in your everyday life you don't train your dual awareness. Quindi se nella vita di tutti i giorni non si lavora sulla propria consapevolezza duale, you can still become a facilitator. Certo, si può diventare comunque facilitatori. But you will become from my point of view and from this perspective, from this process work perspective. Ma dal mio punto di vista e dalla prospettiva di questa metodologia, you will become a facilitator of consensus reality. E si diventa facilitatori della realtà del consenso. And you will be very good at it. E sarete anche molto bravi. But you need to know that's what you're good at. Però bisogna sapere che è questo in cui sarete bravi. Yeah. Some people are extremely good at that. Ci sono persone estremamente brave in questo. And that's what they want to be good at. E vogliono essere brave in questo. And that's absolutely fine. E va benissimo. Yeah. But if you want to be a facilitator that works with the different levels and really affects long-term change at the different levels. Ma se volete essere facilitatori sui vari livelli e produrre degli effetti a lungo termine sui vari livelli, you need to practice. E bisogna fare esercizio. And you need to start at your own home. E bisogna iniziare dalla propria casa. Before you go to somebody else. Prima di poter andare a casa di qualcun altro. So that's why. So the exercise I'm going to show you is a very simple exercise to become aware of your double signals. Quindi l'esercizio che voglio mostrarvi adesso è un esercizio che vi aiuta a diventare fortemente consapevoli della proprio dualismo. You can use it anytime you want in your everyday life. È qualcosa che potete usare in qualunque momento nella vita di tutti i giorni. I use it all the time. Io lo uso continuamente. Okay. So I'm going to ask Melania if she's open to do it with me. So Melania, I will be your client. Quindi io sarò il tuo cliente. So you are not going to be on the spot. Quindi, I will be on the spot. Quindi okay. Sono io adesso, no? Okay. Sulla
So the way the exercise goes, yeah, is I'm going to be the person and I'm going to start talking to you about a personal learning or something important for me. E quindi io inizio a parlarti di qualcosa che per me è importante. And all you need to do is just hold the space for me. E l'unica cosa che devi fare è mantenere lo spazio per me. And pay attention not just to my content. E fare attenzione non solo al mio contenuto, but to my other communication. Ma anche alle altre mie comunicazioni. And notice if there is a signal in my communication physically. E notare se c'è un segnale nella mia comunicazione or nello fisico, you feel something. A livello emotivo, se senti qualcosa that does not go along with my content. Che non va insieme al mio contenuto. So you watch me. Quindi osservami, cerca il doppio segnale. Okay. So a double signal doesn't go along with the content. Quindi il doppio segnale non va in linea con il contenuto. There is another experience. Okay. C'è un'altra esperienza là. So I'm going to be the client at the same time that I support you to give me feedback. Quindi sarò il cliente e allo stesso tempo ti sostengo per darmi feedback. So let me think about. So I want to talk about something that is very important. For me right now is about my relationship with my partner. Quindi una cosa molto importante per me in questo momento di cui ti voglio parlare è il mio rapporto con il mio partner. So I feel I found somebody that I could grow old with. Credo di aver trovato qualcuno con cui posso invecchiare. Somebody that I feel is not afraid of my power. Qualcuno che penso non teme, non ha paura del mio potere. And that admires who I am. I don't need to become smaller in order to be respected and loved by him. E che mi ama e mi rispetta per chi sono, non devo diventare più piccola, no, per essere rispettata da lui. So I travel a lot. Viaggio molto and per he lavoro. Travels a lot. E anche lui viaggia molto. And lately I feel a slight tension. E ultimamente avverto una leggera tensione. Because my world is exploding faster than his. Perché il mio mondo sta esplodendo molto più rapidamente del suo. So, ding. That's it. Tutto so, what did you notice? Qui. Anything you notice that caught your attention, that you feel there is something there in what I said, how I said it? What happened in my body. Quindi hai notato qualcosa che ho detto nel modo in cui mi sono mossa il mio corpo, qualcosa, un segnale? Yeah, the only thing ever. La cosa che più mi ha colpito è quando hai detto c'è in me molta tensione. Però in realtà no, hai fatto tensione. Però era un non ho sentito tensione in questo, ho visto che era un gesto di più rilassatezza e non tensione. Interesting. So you saw a gesture in me. And also the voice, but there is a tension. Right. Great. So that's what I want the person to reflect. I want them to reflect to me the gesture, the tone of my voice. So if you can reflect it to me a few times so that I'm gonna take a bit of distance. Quindi era proprio questo che volevo vedere, se potevi riflettere. Because I need to see it, otherwise I'm gonna take it personally. Il mio gesto e il mio tono di voce, mi allontano anche un po', così non lo prendo personalmente, ma se puoi riflettere. I need to be able to not take it personal, so that's why I'm taking a bit of distance. Yeah. Per non prenderlo personalmente, appunto, mi distanzio un po'. So go ahead and really show me what you saw and the whole movement and the tone of the voice. Just quindi fammi vedere tutto il movimento, il tono della voce. Really, che it. Cosa hai visto? So the first thing I notice when I see you do that is I feel very emotional. Quindi la prima cosa che provo quando ti rivedo in questo gesto sento proprio un'esplosione di emozioni. Yeah. So in the exercise I'm gonna guide you through it, but the next step is that you do the movement. I notice what I feel, but now you are going to take it to my edge. Quindi nell'esercizio appunto mi hai mostrato
So you are going to amplify it for me, make it bigger so that I see it even more, so that I can really feel what's happening for me when I see that. Adesso lo devi portare al limite, quindi devi amplificarlo perché io così posso vederlo ancora di più. Yeah, it just brings up so many feelings for me. So the next step, trying to be in it and facilitate it. Mm-hmm. So the next step is now I'm going to pick up this signal fully. Quindi il prossimo passo è devo prendere questo segnale, ok, pienamente. Okay. So here is where you're gonna have me. Ed ecco dove tu devi aiutare me. So I'm going to do your movement. And the tone of voice, and I'm going to believe that there is an experience that I have in me that I'm marginalized and that I need to become more aware of. E quindi adesso io riprendo il tuo movimento, il tuo tono di voce, lo ripeto, e sapendo, credendo che evidentemente in tutto questo c'è qualcosa che ho marginalizzato e che devo vedere. So you've done some workshops with me, Melania, feel free to use your skills, you know, help me amplify it, join me. Ask me to do it bigger. Just feel free to do it, yeah. Because I already feel an edge. I feel an edge. I have resistance. Io già avverto il limite, sento la resistenza. Because I feel like my primary process is that I feel well in my relationship. Quindi perché il mio processo primario è che io mi sento che va tutto bene nella mia. I'm a little bit afraid to explore this because there is so many feelings. I don't know what's gonna come out. Quindi in realtà ho un po' paura di esplorare questo perché non so che cosa può venire fuori. Sono molti sentimenti. So I can feel the edge already. Avverto il limite, lo sento. So I'm gonna go slowly. Quindi andiamo lentamente. But I'm gonna cross the edge consciously. Però voglio superare quel limite coscientemente. Oh God. Tension. Yeah, so I notice as I do it. To amplify means to go all the way. Per amplificare significa andare fino in fondo. So the rhythm is slow. Yeah. Il ritmo è lento. I want to do it faster. E voglio farlo più velocemente. I'm gonna really try to do it slow. Ah, devo cercare di farlo lentamente. And I'm just gonna notice what comes up. What is the quality? I'm interested in the quality of this experience. E mi interessa capire la qualità di questa esperienza. Essence. L'essenza. Not interested in criticizing the experience at the moment. I want to be curious about it. Criticare l'esperienza, ma voglio essere curiosa in questo momento. So I just noticed that it's like a sound comes. I want to make a sound. It's almost like I want to spread in the floor. È quasi come se mi volessi proprio spargere su tutto il pavimento. You're gonna feel as you amplify it a natural need to take it further. Quando si amplifica l'esperienza hai proprio questa sensazione che lo vuoi portare al massimo possibile. I'm going to see if I can follow it, but I feel the edge, but it's very interesting. So when I go there like that, I feel like a bird. È interessante che quando faccio questo movimento mi sento come un uccello. And I think what makes me feel emotional is that I feel a very detached bird. E ciò credo che forse quello che mi sta creando, suscitando queste emozioni, che mi sento come un uccello distaccato. Detached. Distaccato. And so from this place I feel like I love my partner but I love my path even more. È come se da questa posizione amo sì mio partner, però amo il mio percorso ancora di più. I think that's why I feel so emotional. È probabilmente per questo che mi sento così. Because I have an inner critic that says
perché ho il critico interiore che mi dice io dovrei amare lui di più. But if I really trust this, I might just feel, I feel this is right for me. E sento che questo è giusto per me. So I think if I really take this seriously, I'm sure my partner is feeling it. E se prendo tutto questo seriamente, allora vuol dire che il mio partner avverte anche lui questo. Must be feeling a little bit of this signal in me. Probabilmente lui avverte un po' questo segnale in me. Yeah. So I'm just gonna do it again, just for a minute. And you know, when I really go all the way, the sadness goes. I just feel like a bird. Quando faccio questo movimento, la tristezza va via tutta. Mi sento proprio un uccello. And I feel sadness, but I also feel such a kind of sweet joy. E sento sì la tristezza, ma sento anche come una dolce gioia. You know, like subtle. Qualcosa di molto sottile. And so I feel like, I guess that's what I'm marginalizing in my relationship. Ed è lì che sto marginalizzando il nostro rapporto. Is to tell him. È di dirglielo. To sit with him and to say, you know, I love you and I want us to have a relationship, but I need to follow this bird right now. I need to follow the bird. It's part of what's something. I need to follow the bird. Quindi questa necessità di dovermi sedere insieme a lui e di dirgli sì, io ti amo molto, il nostro rapporto per me è importante, però ho bisogno anche di essere uccello e di seguire il mio percorso. And I need to check how he feels about that. E devo verificare lui come si sente. And I don't know. E non lo so. I hope. Spero. But I don't know. Ma non lo so. So, that's the exercise. Questo è l'esercizio. Thank you for helping me. Grazie. So this is why it's so important to work with double signals. Ed ecco perché è importante lavorare con i nostri segnali. Because if I don't talk to him about this, perché se non parlo con lui di questo, he's gonna feel hurt. Lui si sentirà ferito. He's gonna start feeling my bird. Perché lui inizierà ad avvertire il mio uccello. And he may start to fantasize. E forse inizierà anche a fantasticare. But I don't care. Che in realtà io non lo amo. Yeah. So it's so important. Ecco perché è importante. Yeah. If I really want to have a sustainable relationship that is real, se voglio avere una relazione sostenibile, reale, and that is based in truth, basato sulla verità, that I share this with him, devo condividere questo con so lui. So I will. E quindi lo farò. Because I didn't expect it at all. Perché non me l'aspettavo assolutamente. I kind of had a feeling about it. Avevo, I've been dreaming the birds. Avevo un po' una sensazione perché sto sognando uccelli. And it's interesting. I just built a center in Spain called Center Dedicated to the Transformation of Human Conflict. E in Spagna ho appena creato un centro che si chiama proprio il Centro Dedicato alla Trasformazione del Conflitto. Amazing. And I'm the director. E io sono la direttrice del centro. Guess what's the symbol? E indovinate un po' qual è il simbolo? It's a bird. È un uccello. So what this means is that when a secondary process starts to happen, quindi quando un processo secondario inizia ad avere luogo, it happens in different channels. Avviene in vari canali. In the world channel, through my center. Nel canale, no, del mondo, il mio centro. In my visual channel, through my dreams. Nel mio canale visivo, quindi tramite i sogni. And you can see it in my movement. E poi lo vedete nel movimento. You see? The process is to amplify it, to be able to really notice the experience. Ecco perché il processo è importante, quello di amplificarlo, perché si riesce a vedere l'esperienza. But for this exercise you need to be sensitive and you need to go slow in your own rhythm. Però per fare questo esercizio bisogna essere molto sensibili e andare piano, you can do ritmo. You can amplify like this. Potete amplificare così. Or like this. O anche così. It's the same. È la stessa cosa. Okay. Mm? You go. So that's the exercise. The exercise
is you're gonna stand in front of somebody. Quindi l'esercizio è questo, starete di fronte al vostro partner. And I really invite those that didn't speak before to speak this time. E quindi and let the other person reflect. Coloro che non hanno avuto modo di parlare questa mattina, di parlare adesso e far sì che l'altro rifletta il segnale. Now, the way Melania reflected the double signal was very, very important. Ora, il modo in cui Melania ha riflettuto il doppio segnale è stato molto importante. She did not create a fantasy or an assumption. She made an observation. Non ha creato una fantasia o ha presunto qualcosa, ha semplicemente fatto un'osservazione. She didn't say, I think you have this in you and blah, blah, blah. Non mi ha detto, credo che tu abbia questo, questo e quell'altro. She just said, I noticed your hands went. No, ha detto, ho notato che le tue mani hanno fatto così. When you did said this word. Quando hai detto questa parola. And I noticed your tone of voice was slower. And she reflected to me what she saw and what she heard. E ho notato il tuo tono di voce come è sceso. Quindi ha semplicemente riflettuto, no, quello che ha visto e quello che ha sentito. In Jenny's case, where is Jenny? Nel caso di Jenny. Okay. So in Jenny's case, Jenny, you are gonna really focus on your sensory body. Quindi devi focalizzare sull'aspetto proprio sensoriale. Meaning. You focus in what you feel when the person is talking to you. Ovvero, ti focalizzi su ciò che provi, su ciò che senti quando la persona ti sta parlando. And notice a feeling that you have that feels slightly interesting or disturbing. E nota il sentimento che hai che può essere anche di disagio, qualcosa che ti dà disagio, che ti tocca particolarmente. That that's a double signal. Confida nel fatto che quello è il doppio segnale. Yeah? And when the person, when you reflect it back, e quando lo rifletti poi alla persona, say, the feeling I had that I thought it was interesting. E dici il sentimento che ho avuto, che ho trovato interessante, is this one. È questo. And you show it in movement. E lo puoi mostrare con i movimenti and with sound e con i suoni, volendo. Yeah? So you use the other channels. It's as equally powerful. E quindi usi gli altri canali, è altrettanto potente. The eyes to feel double signals. Non hai bisogno degli occhi per sentire il doppio segnale. Okay? Mm-hmm. Double signals are experiences that are not fully integrated. I doppi segnali sono esperienze che non sono pienamente integrate. Okay? So let's try. I need you to get up. Quindi vi chiedo di alzarvi e di mettervi in coppia, uno di fronte all'altro. Anzi, un attimo. Go with the same couple you were before. Create la stessa coppia di stamattina. If you can. Se potete, se possibile. Ma che deve fare il video? My partner left, I need one. Everybody has a partner. C'è qualcuno che è rimasto senza partner? Qualcuno solo? Okay. Io sono con lui. Can she join? Sì, certo, però... You can have an observer. Yeah. So, find a little bit of a space, mean move the chairs a little bit backwards. Okay, so the person
that didn't get to talk before, the person that was doing the listening before, is the one that will practice this exercise. Quindi la persona che questa mattina non ha avuto modo di parlare, che ha solo ascoltato, sarà quella che adesso farà l'esercizio. And you see, this is another form of feedback, but in dreamland. Vedete, questa è un'altra forma di feedback, però rientra nel mondo dei sogni. Yeah? Okay. So, all you need to do is what I did. Dovete semplicemente rifare quello che ho fatto io. Simply have a bit of reflection and time and talk with your partner. Quindi, about something that is important for you, a growing edge or something that concerns you. Quindi parlare con il partner di qualcosa che può essere, che avvertite come limite, o qualcosa che vi disturba, o qualcosa di molto importante. Now, you, if you feel tired or vulnerable, talk about something that is not so important. Ora, se però vi sentite stanchi o vulnerabili in questo momento, parlate di qualcosa che non è eccessivamente importante. Because you will learn something about yourself anyway. Perché comunque imparerete qualcosa di voi. And you are going to have an amazing opportunity where you are going to have somebody that is not going to judge anything you say. E avete un'opportunità unica, no? Di parlare con qualcuno che non giudicherà quello che direte. All they're gonna do is notice, yeah, a non-verbal signal that they find interesting. E quindi l'unica cosa che faranno è di notare un segnale non verbale che trovano interessante. Or that feels, that has something in it different from the content. Ok, sentono, avvertono, che ha qualcosa di diverso rispetto al contenuto. And then they're going to reflect it back to you. You're going to have the opportunity to explore that. E poi ve lo ripeteranno e voi avrete modo di esplorarlo. With curiosity. Con curiosità. In order to maybe get in touch a little bit. Per poter entrare almeno un pochino in contatto. With a part of you that is knocking at your door. Con una parte di voi che sta bussando alla porta. And that it may help you in some of your relationships. E forse vi potrà aiutare nei vostri rapporti. That's all it is. È tutto qui, eh. And I will guide you when I ring the bell, please, the same like before because of my voice, just go silent so I take you into the next step and into the next step. E vi guiderò passo passo. Quindi vi prego, quando sentite suonare le campane, fermi, in silenzio, così io posso guidarvi di volta in volta nelle varie fasi. Ok. So, thank you.
So, don't worry about getting it right. Non preoccupatevi, non state troppo pensando che dovete farlo nella maniera giusta. The little signal you may have seen is a little flicker of the hair. Il piccolo segnale che avete visto potrebbe essere semplicemente così. Or maybe you have felt a feeling. O forse avete sentito, avvertito un sentimento. Yeah. So just don't take it too seriously. Quindi non prendetelo troppo seriamente. Okay, so now the person that has been listening. Quindi ora la persona che finora ha ascoltato, okay, is gonna reflect back with tone of voice, with movement. It's gonna frame what has catched their attention, not the whole conversation. Non deve riflettere tutta la conversazione. Non tutta la conversazione. You are going to reflect back something that you've observed. Ma dovete riflettere qualcosa che avete osservato. That you feel could potentially have an important experience or an interesting experience there. Che sentite che potenzialmente potrebbe essere un'esperienza importante. You are going to reflect it back and do it a few times. Riflettete, no, con il movimento, il suono, lo fate un paio di volte. And once you've done that, I will ring the bell again, and I will do the next step. Dopodiché suonerò di nuovo le campanelle. The person listening now, simply watch and notice the feelings that come up for you when you see this being reflected. E l'altra persona invece deve semplicemente osservare e riflettere sui sentimenti che questo movimento susciterà. Some of you may feel like, ugh, that's not me. Forse vi sentirete, no? No, questa non sono io. No, no. You are joking. No, stai scherzando, questa non sono io. That's okay. E va bene anche questo. Yeah? If you feel that. Se vi sentite così, va bene. Just notice it. Ma notatelo. Ok? Ok. Are you reflecting back to Jenny? Yeah. Right. So once you've explained it, I want you to give her a feeling of it. By maybe asking her if you can touch her hands or a part of her body to give her a feeling of what you are talking about. But you need to ask her to see which part she wants to have a, she feels okay with being touched. Yeah? So, make sure you don't talk so much about it, non but dovete, you show it to them. Non dovete parlarne tanto, dovete mostrare. Show it to them. Mostrate. Yeah? Show it to them. Mostrateglielo. Okay? Yeah? You may want to show it to them with a movement, with a sound. Mostrate con un movimento. Just show it to them. Mostrateglielo. You were doing it right. They weren't. They were talking, not showing it. So in your case, you can give her the feeling. You can also make a movement and let Jenny touch you to find the shape of the movement. Let her touch you, explore you in the shape. Is she okay? She's crying. Oh. I don't know why, better you speak to her.
she thinks that is not able to show me what is wrong. Let's check with her. What happened? Bloccato qua. È come un'impossibilità. Mi sento just breathe, I'm gonna come and support you. And move them on, and I'm gonna come, because this is a very important moment. You are doing great, and so are you. I'm gonna come and help you. So now that the person has shown you, ora che la persona vi ha mostrato. Now some of you may be having loads of feelings already. So darsi che alcuni di voi hanno dei tanti sentimenti in questo momento, tante emozioni. It's okay. E va bene. It's okay. Va bene. What happens with marginalizing parts of ourselves? Cioè ciò che succede quando marginalizziamo una parte di noi. We desensitize ourselves. Diventiamo insensibili, togliamo quella sensibilità. We lose quality of experience. E perdiamo la qualità dell'esperienza. Okay. So it's okay to feel. Quindi va bene provare emozioni. It's okay. Va bene. Nobody's going to try to fix you or criticize you. It's just fine. Nessuno qui vuole aggiustarvi o criticarvi. Okay. So you go as far as you can. Quindi you do what you can. Andate fin what dove feels right riuscite, for you. Mm-hmm. Ciò che vi sembra giusto. So now that the person has shown it to you, just take a little bit of a space. Quindi ora che la persona vi ha mostrato il movimento, prendetevi un po' di spazio, fate un paio di passi indietro. Just don't do it yet. Just no, just non ancora. Adesso prima mi ascoltate, poi fate. And like me, just do it a few times for yourself. Quindi dopo aver preso un po' di spazio, ripetete il movimento, i suoni. You can do it small. Potete fare dei movimenti piccoli. You can do it bigger. Ingrandendo i movimenti. And when you do it, notice if you have any fantasies, feelings, like me, an image. What is the experience that this is bringing for you? What's the gift? Quando lo fate cercate di capire, avvertire che esperienza vi provoca. What's the information? Qual è l'informazione? Che immagine vi dà? Don't feel then responsible to act immediately upon it. Non pensate di dover agire immediatamente. Step by step. Un passo alla volta. Okay. Just give yourself a bit of a space to explore a part of you that is just saying hello. Datevi lo spazio per esplorare una parte di voi che sta bussando e sta dicendo ehi, ciao. And the partner in front of you is there to love you and to support you in this experience. E il partner è lì per sostenervi, per amarvi in questa esperienza. It's not there to fix you. Non per aggiustarvi. Or to criticize you. O per criticarvi. And it's not there to be entertained. E non è lì neanche per essere intrattenuto. So just try it. Provate. Cosa rara è che io tenevo piacere il movimento para el, come di reflexione, no? E quando era terminato di lavorare, io non conseguia incontrare il movimento, ma lo che sentiva era come una impossibilità di essere all'altezza della situazione. Questa era la sensazione. Qua, bloccato qua. E poi lui parlava, cioè io dovevo fare il movimento, lui parlava. Non siamo riusciti. E beh, ma se non sei soddisfatta, quello l'hai fatto, un movimento me l'hai dato, io ce l'ho un movimento da fare. Ma non è solo. It doesn't matter. Which movement? E lui faceva così. Great, let me do this. Let's do it together. Have a bit of distance from us. Un po' di distanza. So, what happened, basically what happened is that you hit an internal edge about getting it right. Quindi tu hai colpito un limite interiore di riuscire a... It's okay. It's okay. It has nothing to do with you. Non ha nulla a che fare con te.
You hit an internal edge, but I'm so proud of you that you are sticking with the learning. That's why. Orgogliosa di te perché sei qui per seguire e imparare. Yeah. You're sticking with the learning. Yeah. You're doing great. This exercise is very powerful because it's something for the other, but it's also something for us. È un esercizio molto potente perché sì, è vero che c'è l'altro, ma qualcosa anche per noi. So very little. Just take a moment to close your eyes. Breathe into your chest. That's it. Breathe. Very good. That's it. Very good. Now just simply show the little movement you found that caught your attention. Just that's it. Mostra il movimento che ha colto la tua attenzione. So go ahead and let your whole body do that. Ora fallo con tutto il corpo. That's it. There you go. Very good. You just really notice that movement. And notice as you do it if there is a sound. C'è un suono. Very good. Go ahead and do it again. And again. Very good. One more time. Ooh, look. He's nodding. So that's the gift. You are a shaman. This is a shamanic exercise. You've just traveled. Come back with this. For you. So now you take a bit of a space and just do it a few times. Notice if you need to change it, to move it, what wants to happen with this movement in you, what comes out. Yeah? Thank you. That's it. That's it. Try it even. That's it. Try it bigger. There you go. Really follow it. Oh. What came up for you when you were doing it? Something that I want to take down and I want to give to lead to explore. Interesting. Just big control about what's happening in my life. Very interesting. So there is a figure that is controlling, is going. Controlling. Interesting. Right. Sipi. Right. She felt it. She didn't know, but she felt it. She felt it. She was not able to explain, but she was able to show it. Interesting. Right. So here's now a little trick. Yeah. So I want you to do it again. Yeah. And instead of criticizing, controlling things, I want you, when you do it, imagine that there is something in your life that really needs to be controlled. I know what it is. Great. So go ahead and imagine in your mind's eye that you are really controlling it. Just really go for controlling it instead of criticizing it. Just really go for it. This really needs control. I'm gonna really have a feeling of control in this aspect. Yeah? And see if you can have a bit of a sense of satisfaction with it. Just really think, which part is it? It's what I'm saying to explain to him, to her. This is my problem. I know that this is the question of all the speech. I'm trying to control everything and I try to find find a way to sort of think of the solution about it. But I can open the bubble now. It's not the time to open it, it's the time to contain. We are working to this matter. So I the situation is so trying to be there, but I know it's right. So you see, you were right, and there is something very important about controlling the situation for now. I can feel it. It's like, for now, you stay there, baby. Yeah. Not yet. I'm not so happy, but I wow. Wow. Very good. Very interesting. So, do you feel you need to share that information with anybody in particular or not? You think you need to go to somebody and say, look, at the moment, it's very important, this
perhaps I have given some suggestion. If I'm all right, or perhaps I'm not, perhaps I'm wrong. I think it's all right, perhaps I'm wrong. Perhaps I'm mistaken some problem that I had inside. I was trying to hurt. I don't say I'm sure I'm all right. I feel it. Well, I acted this way, but I don't know. I can't do it in the best way. The best I can do. Great. So right now, the best you can do is to control this piece. If somebody has another solution, I got it. So do you have somebody in your life, a personal connection, that you can go to and say, look, I've discovered that I really need to control this at the moment. What do you think? Yeah, more or less, yeah. My friends, not a secret. I speak every time about this. With my wife, because she understood very well. I said this, but I suppose that she understood what she wanted me to, because I'm doing my best, and she knows that I'm doing my best. So, okay, we know. I'm also better. Well, your body knows. Your body knows that there is something right about going like this right now. Yeah. I wake up in the morning. In the night, I think quite in the level of stress, and just I'm managing my stress at about 3 years. Okay, so that's good. Well, when I work with people that have this process, it's complicated because controlling something causes stress. But you also sometimes, like you say, you need to control. It's not time to let it explode yet. Do you wake up in the morning sweating? Not only the last time, but before has been a lot of time, yes. Really practice. Let the body sweat, but consciously. You know? Really. Because this is gonna give you thank you.
I'll come. Let's go back so that I see everybody. So, so I just would love to hear a little bit how it was to share that experience. Voglio sentire da voi com'è stata l'esperienza. And if you noticed, you were bringing back home a little part of yourself that was a little bit marginalized. E se avete notato che siete riusciti a far ritornare un po' a casa una parte di voi che avevate marginalizzato. So let's just talk about it and share a little bit, whatever feels right to share. Quindi I want to make sure that you go home feeling in one piece. Condividete ciò che sentite di condividere. L'importante è che voglio essere sicura che ritornate a casa in pace. So how are you? Quindi come state? Very well. Prima che poi è stato molto veloce. I try as hard as I could not to be very loud signal while I was talking. Ho provato, cioè davvero rimanere fisicamente quanto più fermo possibile e non dare più segnali. But then she picked up on one word that had a kind of high pitch and then was going down, and she tried to reproduce it in a movement I didn't do because of this. Lei ha trovato una parola che un andare in alto, poi andare giù, e ha cercato di fare un movimento che io non avevo fatto perché stavo. And when I went to reproduce that movement, it just gave me complete loss of energy, loss of everything, like as if I was fainting almost. E quando io ho riprodotto quel segnale, ho proprio perso il controllo e cioè sentivo come se stessi per svenire totalmente. And there I realized that probably what I don't do is losing control, because when I lose control, I'm scared. And so, you know, whatever was my issue, I tend never to lose control. E quello che io faccio infatti in realtà è quello di cercare di non perdere mai il controllo, perché quando perdo il controllo mi sento persa in un certo senso. And so I realized why where my edge is, why I block certain things. E quindi ho capito dove è il mio limite e perché blocco certe cose. Quindi è stato veloce perché il segnale fisico è stato molto veloce. Cioè ho proprio sentito fisicamente questa cosa succedere con un gesto. È stato incredibile. It was really incredible. One gesture and my body reacted immediately and gave me the signal I wanted to get. Wow, Jenny. Very powerful. Very powerful, and this is why it's important to respect the edge. Ed è per questo che è importante rispettare il limite. I need to stand because if I sit down, my breath doesn't move. Yeah, that's why it's important. Let me just do this.
è tornata qui. E quindi è tornata qui. Io sei sì. Mimì è importante perché ti sostiene, per farti sentire al sicuro. Ma allo stesso tempo ti trattiene, ti limita, ti frena dall'essere intero. So, in your case, Jenny, how to slowly, here is the paradox. E quindi qui è il paradosso in realtà. How to slowly allow yourself to loosen up. Come permetterti lentamente di lasciarti andare. Lose control while you are in control. Di perdere controllo mentre sei in controllo. And you see what I mean? How can you loosen up and let go? Come puoi scioglierti e lasciare andare? Knowing that you choose to let go. Sapendo che scegli di lasciarti andare. See what I mean? That's how you integrate it. È così che si integra questa cosa. Slowly. Lentamente. Now, in order to get there, per arrivare a quel punto, you are gonna need to try letting go. Bisogna fare dei tentativi nel lasciarti andare. And sometimes you won't get it right. E a volte non ci riuscirai. And it won't feel great. E non avrà neanche una buona sensazione. But in order to master letting go. Però riuscire ad arrivare a lasciarsi andare. Remember the birds, the fall. Ricordate la caduta dell'uccello. And then they are given wings. E poi nella caduta viene dato all'uccello, no? Le ali. So when you bring back home more parts of yourself. Quindi quando riporti a casa più parti di te. The ability to let go. E quindi la capacità di lasciarsi andare. Surrender. E di arrendersi. You have more horses, more power. A quel punto hai più potere, più cavalli. You need to learn to drive a car now that has 20 horses and not 10. Devi imparare a guidare un'auto che ha 20 cavalli e non 10. And so sometimes you won't get it right because there is more horses. E forse a volte sbaglierai anche qualcosa perché ci sono più cavalli. So it's such a great example. Thank you for sharing it. Quindi grazie per aver condiviso perché è un potente esempio. What else? I noticed a lot of emotions in the room. Ho notato molte emozioni nella stanza. So I hope that people are settling with that. Quindi spero che va bene, no? Così mi state. I noticed the chemical part of it. So the thing that you at the beginning you see just the common thing, and then after the small one you see the problem. So the transformation, vuoi riferire anche sì, per favore? La parte alchemica, la trasformazione che avviene, proprio qui si riferiva ieri, no? Cioè, quando entri nella prima condizione, vedi il gesto, o ti proponi il gesto, cioè una specie di rigetto rispetto all'emozione, diciamo, cioè un'emozione inizialmente negativa. E quando permette questa emozione negativa di essere presente, di essere, allora quella concedi spazio. Allora, quell'emozione negativa pian piano si trasforma in qualcosa di utile, no? Un messaggio, qualcosa di utile che ti serve per sviluppare l'unione, no? L'intero. Right. When you unfold it, you get to the essence. What else? Cos'altro? Per me è stato fortissimo fare la persona che trovava il movimento, cioè io stavo in silenzio e ho fatto sconvolgente, come sapete Angelo, ho proprio beccato il mio limite di riuscire a fare l'esercizio, pensavo di non essere in grado di riuscire a fare l'esercizio. E,
cavolo, e poi grazie a Gianna siamo riusciti ed è stato bello, ce l'ho fatta insomma, a cogliere il movimento. Mi l'avevo colto, però non avevo fiducia comunque della... Perché si faceva piangere? No, no, ovviamente. Cioè, era lui che... Cioè, infatti, solamente la presentava. Cioè, capivo se sapeva lei a parlare. Invece lei doveva rappresentare i movimenti. Sì, però io non mi sentivo di riuscire a trovare il movimento, capito? Non mi sentivo all'altezza. Ah, pensavo che avesse le vostre emozioni. No, ma poi in realtà c'era anche un legame con la sua situazione, poi, emozionalmente. Cioè, è stato un po' un mix, perché c'è stato anche un legame con lui. When you do this work, quando si fa questo tipo di lavoro, there is an I. C'è un io e un io. It's a we. E quindi c'è un noi. Ok. And there is the world. E poi c'è il mondo. So there is different levels of transference. E quindi ci sono vari livelli di trasferenza. This is called bringing up. Questo è la fase della, del sognare. So I am unfolding. You see something in me. Quindi tu vedi qualcosa in me. You saw, can I? Posso. You saw in him this. Tu in lui hai visto questo. Ok. You saw it. Tu l'hai visto. For a reason. Per un motivo. Because it was touching something in you. Perché stava toccando qualcosa in te. If I do this exercise with him, I may have seen something different. Forse se io avessi fatto questo esercizio con lui avrei visto qualcosa di diverso. Because it's my psychology. Perché la mia psicologia. And my lenses. E le mie lenti. So the we. Il noi. Is working. No? On something. Lui sta lavorando su qualcosa. You are working. Something. E tu stai lavorando su qualcosa. That's why you got so touched. È per questo che è diventato così. Because the process is complementary. Perché il processo si è complementare. The we is working. E il noi sta lavorando. Maybe you could share. No, perché se la cosa la faccio con una persona che conosco, posso capire il mio, la mia azione con questo cinese sulla sua storia. Ma io non so la sua storia. Quindi lei piangeva, ma io non potevo sapere che cosa aveva toccato. But it was very interesting. In your case, you were feeling pressure here. You were feeling a sense of block. E ti sentivi bloccata qui. Yeah. The movement that you show was this. E il movimento che hai mostrato è stato questo. When he did it, quando l'ha fatto lui, he said, "I need to control something." Ha detto, devo controllare qualcosa. So he needs to find the strength to control something. It's important for him at the moment to find that strength. In questo momento è importante trovare quella forza per controllare qualcosa. You were feeling controlled. E tu ti stavi sentendo controllata. Yeah. So in your case, I imagine. Quindi nel tuo caso, immagino. The reason why you were feeling controlled. Il motivo per cui ti sei sentita controllata. Was the role of needing to control something needed to be occupied. Perché il ruolo di dover controllare qualcosa doveva essere occupato. Having said that, your psychology. Ho detto la tua psicologia. You probably put up with a lot of control from others. È probabile che tu abbia dovuto gestire il fatto di essere molto controllata da altri. E forse devi mettere dei limiti, dei confini e dire ok, non qui. This is not your home. Questa non è casa tua. So that's why you share a process. È così che si condivide un processo. I don't see anything. I see something that my psychology is also working on. Si vede qualcosa, vedo qualcosa che anche la mia psicologia sta elaborando in qualche modo. So that's called field theory. That's called? Field. Questa è la teoria del campo. So the I is working, but so is the we. Quindi l'io sta lavorando, ma sta lavorando anche il noi. So
quando Silvia mi ha restituito il gesto, mi ha fatto un gesto che per lei significava: voi non mi ascoltate. E io, quando l'ho rifatto, era che io veniva, io non ascolto, non voglio ascoltare. Era come se ci fosse un doppio segnale in lei, cioè lei faceva un gesto pensando una cosa, ma a me arrivava il contrario di quello che... Who was doing the... Who was the one talking first? Chi parlava? You. And she saw a gesture in you. E lei ha visto un gesto in te? Sì. Which one? Ah, sì. Which one did you see? Che gesto hai visto? Io l'ho semplicemente riprodotto. Poi quando lui mi ha rifatto dopo, lui ha fatto il contrario di quello che avevo visto. E alla fine ho fatto questo feedback con lui dicendo: io vedevo questo, però tu mi hai riprodotto il contrario di quello che io ho visto. Ok. Al feedback finale ci sono confrontato. When you pressure the gesture, which was this. When he reproduced the gesture, he did exactly the opposite. When you reproduce the gesture, what did you do? E quando tu l'hai prodotto, cos'è che hai fatto? Il contrario. Così, okay. The and thing so is, in their feedback. Yeah, she, the end, I understand now. Yeah, okay. The thing is that. No, aspetta. Io ho visto il contrario. Io ho visto questo. Ok. E lui ha fatto questo? No, bugia. Io vedevo. Non mi ascoltate. Lui invece quando l'ha riprodotto, mi ha riprodotto, non mi voglio ascoltare. Ok. So, what she saw was. You non mi ascoltate. You don't listen to me. But that's not a gesture. That's an assumption. Sì, ma questo è una è qualcosa che tu stai presumendo, però non è un gesto. Il fatto che hai interpretato il suo gesto, sì, non mi ascoltate, è una funzione, cioè non è... No, ho creato un feedback finale questo, cioè io ho riprodotto il gesto che è uscito e poi il feedback finale, ci siamo confrontati su questa cosa, insomma. Non è che lei mi ha detto quando ho fatto il gesto. She did not show me in words. In the final feedback, that's what came out. For her, it's more like, you know. Solo che lei pensava questo come non mi ascoltate, e io quando lo facevo era non voglio sentire per me. That's right. So that's the thing with gestures and the double signals. E questo è proprio la questione poi dei segnali, dei gesti. Bisogna dare solo segnali, questa è la lezione, non bisogna interpretare il gesto. That's the lesson, that if I offer a gesture, so Melania offered me this gesture. E come Melania, no? Mi ha offerto il movimento. I'm sure she had lots of ideas about what it meant. Probabilmente lei aveva le sue idee di che cosa significava. If she did the gesture for herself and unfolded it, it would mean something for her. E se lei facesse il gesto per se stessa, per lei significherebbe. If I take it for me and I do it. Ma se io lo prendo per me e lo faccio io, I find an experience. Allora io trovo la mia esperienza. That is coming through me. That gesture wakes up. Che viene attraverso di me. Quel gesto mi risveglia qualcosa. Per questo nel feedback finale, cioè ci siamo confrontati su questa cosa come feedback, per dire che nell'esercizio a me arriva una cosa, a te invece arriva un'altra. So that's something we express in the final feedback, right? That's fantastic that you notice that. Ed è ottimo averlo notato. I feel you got the learning. Credo che abbiate imparato da questa cosa. Both of you. Entrambi. Because that's exactly if when I teach facilitation of groups. Quando insegno la facilitazione dei gruppi. And of individuals, when I have two people. O di individui, quando ho due persone. Can I have? Imagine I was facilitating something here. Mettiamo, sto facilitando qualcosa qui. Yeah. The person is gonna do a gesture. E la persona farà un gesto, no? Yeah. That person is gonna have a reaction because it makes an assumption to the gesture. E questa persona avrà una reazione perché ha un suo, no, una sua idea di quel gesto. One of the skills is to say to the person, what an interesting gesture. E una delle abilità è quella di dire: che gesto interessante. I noticed you did this. Ho notato che hai fatto così. While you were talking about love. Mentre stavi parlando dell'amore. What about we explore it? Perché non lo esploriamo? To find out what is the information that is leaving there. Per capire che informazioni ci sono in questo gesto. And it is fascinating how what comes out
Ed è affascinante vedere come ciò che viene fuori a volte è proprio completamente diverso da ciò che immaginavi. It's just incredible. È incredibile. You know, it's really incredible. And what it does is it deepens the relationship. E in realtà poi approfondisce il rapporto. And it makes it more authentic. E lo rende più autentico. So I actually feel that was perfect that you noticed. Quindi è perfetto che l'abbiate notato, avete notato la differenza. That is just it. È proprio così. Thank God for that. That's great. So I just want to do a round before we complete with just a couple of words about how you are feeling. Mm-hmm. Just so that I know what's the feeling level. Mm-hmm. Because today we've really worked with facilitation, yeah? Being part of facilitating yourself, and it can bring up a lot of feelings, but it can also soften you a bit. Mm-hmm. Yeah? Quindi visto che oggi abbiamo lavorato appunto sulla facilitazione personale in realtà, e nelle relazioni, mi vorrei adesso per chiudere fare proprio un giro rapido dove ognuno di voi esprime semplicemente quello che prova in questo momento, quindi come vi sentite, le emozioni. Tomorrow we are going to do group process and group dynamics. E domani lavoreremo sul processo di gruppo e le dinamiche di gruppo. We are going to take all of this theory. Quindi prenderemo tutta questa teoria into organizational change and group organizational and group work. Nel cambiamento nelle organizzazioni e nel lavoro di gruppo. Okay, so we shift levels. E quindi ci spostiamo di livello. So let's just do a few words from each other. Adesso proprio giusto due parole da ognuno di voi su come vi sentite. Io in una fase, diciamo, di transizione, quindi il lavoro che abbiamo fatto anche qui con Melania in effetti ha messo in evidenza alcuni aspetti che sarebbero interessanti da approfondire, però richiederebbero molto più tempo. Però è importante aver acceso la luce su quella cosa. Grazie. Poche parole, proprio. Mi sento ispirata, curiosa, preoccupatissima. Ma non è funzionale, sono consapevole. Arricchita e non di mettere in pratica. Enriched, empty and full of energy. Arricchita, vuota piena di energia. Rallentata, slow down. Very good, healthy. Salutare. Confuso, sento che qualcosa di forte si muove dentro di me ma non capisco cosa. Mm-hmm. Give it time. Dai tempo al tempo. Vuota nel cogliere qualsiasi cosa arriva. Empty and ready to accept anything that can arrive my way. Speciale. Speciale. E la comunicazione è un'energia che fa scendere tantissimo, profonda, emozione, profonda. Accolta e con una coperchia di una pentola che bolle. Exactly, you see, mm-hmm. Then like the lid that is coming, taken off from the pan, and like water boiling inside. Are you okay with the boiling? E ti va bene quel bollore, quella sensazione, o vuoi rimettere il coperchio? No, il coperchio è troppo. No, non è troppo. Perché possiamo anche rimettere il coperchio. This seems like an interesting tool. I just wonder if one can use it on oneself. Mm-hmm. Yeah, you can. You can use it on yourself. And I wanted to say how to do that, but it's too late now. The energy, the attention is dropped. So tomorrow, first thing, for the first 10 minutes, I'll explain how to use it on yourself. Domani, adesso siamo stanchi, è un po' tardi, però domani spiegherò i primi 10 minuti per spiegare come si può usare questo su se stessi. Ha chiesto se può essere utilizzato su se stessi, quindi domani vi spiegherò come può essere. I only need 10 minutes. Ho bisogno solo di 10 minuti per spiegare.
That's a good idea. Yeah, please. Intanto data emozione qui, e sento che non sono andato ancora a fondo dentro. Mi è servito a ricordarmi per una serie di cose che poi nella quotidianità sono portata spesso a dimenticare o a dare per scontato, quindi a portare attenzione a delle cose che durante il giorno per abitudine non ci penso. You call attention on things that during the day you usually don't think about. Io sono contenta e preoccupata anch'io per aver avviato una fase di ascolto delle sensazioni, delle emozioni. Sento una profonda sensazione di mille sfumature di emozioni che cambiano e si incontrano dentro di me. Like very powerful and they just interweave inside of me. Io sento che sono in cammino e sto cercando di capire come costruire questi ponti, questo ponte. The bridge. To build the bridge. Io sono molto sereno invece. Il peccato è che però nella vita di tutti i giorni non sempre ci si può soffermare a pensare su tutto ciò che a mio parere sarebbe molto bello invece. Ma lo faremo, si può fare. L'immagine che mi arriva è la stanza degli specchi, quindi emozioni, io ho visto molte emozioni. Mi sento in esplorazione e sto ascoltando il mio respiro, quindi grazie. Io posso farlo con un gesto? Io sono serena e mi sono sentita molto in connessione. Io mi sento fiduciosa. Fiduciosa. E io sono contenta che la statistica dice che si arriva a 90 anni, perché c'è da lavorare. Non è che l'inizio, abbassare la testa non è facile. It's humble and willing to work. Takes courage, and I feel mi richiede coraggio. Welcome to the party. Benvenuta nel sentiero. We'll see each other again. Ci vedremo ancora. So di aver già lavorato tanto, ma non si smette mai. E ogni volta è forse una delle cose più belle che si possano fare in vita. E in questo momento era il lavoro giusto e il momento giusto. Per me è come essere, diciamo, un equilibrista mentre sta ancora con un piede sospeso, deve arrivare dall'altra parte, quindi ancora non in equilibrio. Great image, bella immagine. Io sto bene, sono pieno e ho ancora voglia di prendere, andare avanti nell'apprendimento. E ringrazio tutti. Io sento il cambiamento nella trasformazione e anche riflessione e ascolto.
Io mi sento contenta di iniziare questa avventura con te. Ah, io mi sento tantissima emozione, gioia, eccitazione, piena di emozioni, così sono la forma e lavoro in corso. Sono contento, ancora un po' emozionato per quello che abbiamo fatto prima, ti ringrazio, ma sono anche molto contento di averci dato un sistema semplice, pulito, che non ha nient'altro che lavorare su se stessi senza nessuna infrastruttura. Credo che sia la cosa più bella che si può dare. Grazie. Io mi sento molto viva, un po' stanca, cansata, sì. Sì. Ma piena di luce. Mi sento di aver condiviso tante emozioni e questo mi ha arricchito molto. Io mi sento felice, grata, grazie a Francesca che mi ha mandato il messaggio stamattina, rigenerata e dispiaciuta perché domani non ci sarà un po'. E grazie a tutti, grazie a te, grazie a Francesca. Io sono curioso, più un vecchio che divento curioso di questa cosa mi fa molto piacere. mi piace scoprire questa cosa man mano che passano gli anni. Questo percorso che ho cominciato da un po' mi fa capire che è un percorso molto delicato. Mi piace. Quando hai chiesto di cominciare a parlare, mi sentivo svuotata, Sì, oggi ho dato tante informazioni. Yesterday was more experiential. Ieri era più esperienziale, no? Pieno di emozioni. Ma sono contento di crescita. Sono in ricerca. I would like to have more trust. E vorrei avere più fiducia. Sì. Trust. Yes, I understand. Thank you. Be honest. Grazie per l'onestà. So we're gonna complete. So you're just gonna stand up. Feet firmly in the ground. Ben saldi, just make sure you have a bit of a space. Tenervi un po' di spazio. We are going to meet ourselves. Per iniziare, meditiamoci bene. So, I'm going to invite you to just simply sway from one side to the other side. E quindi vi invito a ondeggiare da una parte all'altra. And slowly sway slower and slower until your body feels in right adjustment.
e di ondeggiare sempre più lentamente, i movimenti sempre più lenti, fino a quando il corpo trova il punto preciso di saldatura. I invite you to imagine that you have roots going down to the earth. Immaginate di avere radici che scendono nel profondo, nel terreno. Imagine that you are a tree. Immaginate di essere un albero. A tree that is rooted, that is present. Un albero radicato, presente. That can hold the complexity of experience inside of you. Che può contenere la complessità di quello che avete dentro. Very slowly. E molto lentamente. Just look around the room and orientate, create a sense of orientation. Guardate intorno nella stanza e create un senso di orientamento. Just really feel the roots and that you are really looking at the context. Sentite le radici, seeing the people, osservate il contesto vedendo le persone. Just make sure you really feel that you are here. Assicuratevi di davvero riuscire a sentire il fatto che siete qui. A few deep breaths, un paio di respiri profondi, and shake it. E scuotete. There you go. Okay. So, as you walk out of this room, ora che uscite da questa stanza, towards your next steps of the evening, per affrontare i prossimi passi della serata. So you walk out of the room, you imagine that as you cross that door, immaginate che mentre proprio varcate la soglia, there is gonna be a mantle that comes over you. E in quel momento sarete circondati da un mantello of protection, un mantello di protezione. Okay, so walk through that door, knowing and visualize that happening around you. Quindi varcando la soglia proprio visualizzate questo mantello che vi ricopre. È un mantello bello pesante. You need now that you need thick skin now. Perché adesso avete bisogno di pelle, no, bella doppia per riuscire a passare, uscire da questa stanza. Okay. So and I will see you tomorrow. E ci vediamo domani. Try not to drink too much tonight. Cercate di non bere troppo stasera. Yeah. A glass of wine is fine too. Un bicchiere di vino, due massimo, no? Va bene? But seven. Però sette. It's Greenland. Beh, come il mondo dei sogni, no? Yeah. So I see you tomorrow. Ci vediamo domani, ok? Ciao. Good night.